Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione della relazione annuale sull'attività svolta dal garante dei detenuti, il professor Samuele Ciambriello. Questo è il quarto anno che il professor Ciambriello, in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla vita detentiva, tiene la relazione, così come previsto dalla legge regionale 2006 istitutiva dell'ufficio del Garante. Prima di dare la parola al professor Ciambriello per la relazione, voglio innanzitutto ringraziare coloro che ci seguono in campagna dalla diretta Facebook e sul canale 87 del Digitale Terrestre. Ringrazio gli ospiti al tavolo di presidenza, quindi insieme al garante campano Samuele Ciambriello, ringrazio il presidente del Consiglio della Regione Campania, l'onorevole Gennaro Oliviero. Ringrazio il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, professor Mauro Palma. Ringrazio il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, la dottoressa Patrizia Mirra. Il presidente del Tribunale di Sorveglianza dei Minorenni, la dottoressa Margherita Di Giglio, la responsabile dell'area coordinamento interdistrettuale UEPE Campania, la dottoressa Monica Latini, delegata del direttore dell'UEPE Claudia Nannola, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, la dottoressa Monica Merante. Per finire, la direttrice della Casa Circondariale di Secondigliano, la dottoressa Giulia Russo, delegata dal Provveditorato Campano dell'amministrazione penitenziaria, la dottoressa Lucia Castellano. Ed ora do la parola al garante Samuele Ciambriello per la relazione. Grazie. Grazie a tutti della presenza, dell'attenzione, grazie agli amici che ci vedono in diretta streaming sulla diretta Facebook e sul canale 87 qui in Campania del Digitale Terrestre. Voglio dirvi subito che la foto di copertina di questa mia relazione annuale ritrae questo murale realizzato nel mese di luglio del 2015 presso l'Istituto Penale per i minorenni di Nisida, in collaborazione con l'associazione Fazzoletto di Perle, Federica Nunziata, zoantropologa. È sotto gli occhi di tutti che anche a causa dell'emergenza Covid, la situazione in cui versano gli istituti penitenziari italiani, salvo poche eccezioni, si discosta in maniera rilevante dai principi che regolano l'ordinamento penitenziario e da quella che viene considerata la normalità istituzionale. Alle ataviche problematiche come il sovraffollamento e la carenza di personale si è aggiunta negli ultimi 2 anni l'emergenza dettata dalla pandemia Covid-19, compromettendo la funzione rieducativa e risocializzante che si pone alla base del trattamento penitenziario. Nel corso di questi anni mi sono convinto sempre di più che quella dei garanti è prioritariamente una battaglia culturale e che in quanto tale occorre insistere su un punto importante così sintetizzabile. La pena è un diritto della società che però presuppone un diritto delle persone detenute a essere trattate senza discriminazione. È con questo spirito che il mio ufficio ha affrontato anche nell'ultimo anno le questioni riguardanti il carcere nella nostra regione. Ciò perché la vita in carcere non può essere sospesa da nessuna emergenza, essa continua con le sue speranze e i suoi drammi. E a proposito di drammi, mi è d'obbligo ricordare il sacrificio compiuto dagli operatori penitenziari, che in piena emergenza hanno sempre garantito, nella stragrande maggioranza degli istituti della nostra regione, un andamento ordinario. Questo è un sacrificio che solo nel biennio 2020-2021 ha fatto registrare, a causa del Covid-19, la morte di 6 agenti di custodia, 6 detenuti e di un medico penitenziario operante nel carcere di Secondigliano, a cui purtroppo occorre aggiungere l'ultima vittima del Covid tra i detenuti che risale al mese di febbraio di quest'anno. Ritornando all'introduzione, ho ritenuto di trattare per sezioni i punti principali in cui essa è articolata. Questa scelta, infatti, mi consente di trasmettere un quadro immediato della situazione del pianeta carcere, del panorama
delle persone che a vario titolo nella nostra regione vivono una condizione di privazione della libertà personale. Ho cercato di fornire informazioni, ma anche raccomandazioni, sotto forma di proposte per ciascuna area tematica trattata, al fine di rendere questa relazione non solo una fotografia statica, ma un punto intermedio di un percorso che intende stimolare sia la riflessione che l'azione del mio ufficio e delle istituzioni a vario titolo coinvolte. Fatta questa premessa di carattere metodologico, mi accingo a presentare alcune considerazioni, confortato dal fatto che esse potranno essere consultate in dettaglio nelle diverse sezioni che costituiscono il rapporto 2021. A livello preliminare ritengo importante fare una panoramica sull'operato del mio ufficio. Nell'anno 2021 sono pervenute 696 richieste di intervento, tra esse 526 lettere giunte attraverso la posta ordinaria, mentre tramite email sono pervenute 73 comunicazioni da avvocati, 64 da familiari, 33 da associazioni cooperative e soggetti dell'associazionismo. Per quanto riguarda gli interventi effettuati direttamente dal mio ufficio, essi possono essere così riassumibili: 851 che riguardano l'assistenza diretta ai detenuti, 255 riguardante gli interventi sanitari inviati alle diverse direzioni di competenza, 268 gli interventi di supporto al singolo detenuto fatti pervenire alle direzioni, 35 magistrati di sorveglianza, 68 al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e 13 al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. Nello stesso periodo il DAP ha risposto nel 55% dei casi, mentre il PRAP in tutte le volte interpellato. Le direzioni sanitarie invece hanno evaso le richieste del mio ufficio per il 30%. Si richiamano questi dati non certo per fini autocelebrativi, ma solo per fornire il senso delle attività svolte quotidianamente da un qualsiasi ufficio del garante dei detenuti. Nel caso mio, un solo dipendente regionale e 14 volontari che collaborano con me. Nella relazione trovate correttamente anche i loro nomi e cognomi e le loro funzioni. Sul versante degli eventi critici, solo nell'annualità 2021 rileviamo nelle carceri campane 1.189 atti di autolesionismo, 829 scioperi della fame o della sete, 3.425 infrazioni disciplinari, 155 tentativi di suicidio. Non c'è stata una strage grazie al pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria. Purtroppo abbiamo avuto 6 suicidi rispetto ai 9 dell'anno 2020. Nell'arco del 2021 il mio ufficio, e come dicevo poc'anzi io e i miei 14 collaboratori volontari autorizzati dal PRAP ad entrare nei diversi istituti, ha effettuato l'anno scorso 1.007 colloqui in tutte le carceri presenti nel territorio regionale, 15 adulti, un militare e 2 istituti per minorenni. Nel mio operato ho sempre ritenuto di fondamentale importanza il dialogo tra il garante e le amministrazioni. L'obiettivo di continuare l'attività di tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale è perseguito attraverso progettualità, accordi, protocolli d'intesa, convenzioni con realtà presenti sul territorio che migliorano l'esecuzione penale con l'intento di favorire l'inclusione e l'inserimento sociale delle persone detenute. Attraverso la collaborazione con enti terzi, di cui troverete nella relazione una scheda illustrativa, sono stati promossi 14 progetti che riguardano lavori di pubblica utilità, sostegno psicologico, anche 2 corsi di burnout per agenti di polizia penitenziaria, attività culturali, sostegno alla genitorialità e sono stati avviati tirocini lavorativi per detenuti e internati, grazie ai finanziamenti della Giunta regionale e in particolare dell'assessorato regionale alle politiche sociali. Tutto questo è stato reso possibile soprattutto grazie al confronto, alla perfetta sinergia con il Provveditorato regionale campano dell'amministrazione penitenziaria. Nel 2021 l'ufficio del garante ha siglato ben 5 protocolli d'intesa con il Provveditorato della Campania
dell'amministrazione penitenziaria. A fare da contrappeso alle positività, come in ogni cosa, ci sono le negatività. In tema di eventi critici colpisce la modalità dei suicidi, che nell'ultimo periodo sono avvenuti per motivi legati soprattutto a diversamente liberi con disturbi psichiatrici. A tal proposito, diverse sono state le denunce del Garante circa il numero esiguo di figure professionali, quali psichiatri, tecnici della riabilitazione e di altre figure sociali. Per fronteggiare il fenomeno, l'Ufficio del Garante, insieme all'Osservatorio Permanente Regionale per la Sanità Penitenziaria, ha organizzato un tavolo di confronto, invitando anche i garanti territoriali di Avellino, Caserta e Napoli. Non è marginale il dato che sottolinea la carenza di educatori, di agenti di polizia penitenziaria, mediatori linguistici e culturali. In Campania mancano ancora ben 29 funzionari giuridici pedagogici, i cosiddetti educatori. In pianta organica ne sono previsti 104, ma effettivamente oggi in servizio ve ne sono soltanto 75. Gli psichiatri a Poggio Reale dovrebbero essere 5 e ce ne sono 2, e in intera provincia mancano psichiatri e medici all'interno degli istituti. Dicevamo che il lavoro del garante delle persone private della libertà personale è complesso e si fa più impegnativo quando la situazione all'interno degli istituti raggiunge limiti nella capienza. I numeri elevati comportano inevitabilmente una contrazione dello spazio a disposizione dell'intera comunità penitenziaria, una riduzione del tempo che gli operatori possono dedicare alle persone detenute, una frammentazione delle proposte trattamentali e maggiori difficoltà all'accesso delle cure mediche. A livello nazionale nel 2021 si è assistito ad un aumento, seppur lieve, della popolazione carceraria rispetto all'anno precedente. Se ad aprile del 2020 le statistiche rilevavano la presenza di poco meno di 54.000 detenuti, al 31 dicembre del 2021 è risultato che le carceri italiane ospitavano 54.134 ristretti, di cui 2.237 donne. In Campania la situazione al 31 dicembre 2021, rilevata attraverso i dati forniti dai 15 istituti penitenziari per adulti, dall'Istituto Penitenziario Militare di Santa Maria Capovetre, ha fatto registrare 6.747 detenuti presenti, 971 presenze in più di quelle previste. Rispetto alle 6.420 censite un anno prima, si nota in questo caso un aumento dei detenuti a livello regionale con il dato nazionale. Negli istituti campani, a dicembre 2021, vi sono 3.922 detenuti, di cui 401 stranieri con condanna definitiva. I numeri si dimezzano per i soggetti in attesa di giudizio, i quali sono 1.877, di cui 212 stranieri. In termini percentuali, il 32% è in attesa di giudizio. Il 65% deve scontare una condanna definitiva e solo il 3% accede alla semilibertà. Ancora, la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti rappresenta uno dei reati più diffusi tra quelli che hanno determinato l'applicazione di misure detentive. Risulta invece stabile rispetto al 2020 il numero dei ristretti per reati di mafia e camorra. Per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi detentivi, circa il 43% degli istituti carcerari ha effettuato dei cambiamenti, come manutenzione delle celle, installazione di sistemi di riscaldamento, impianti idrici. Tuttavia si riscontrano ancora problemi con le docce, il bidet, l'erogazione dell'acqua calda. Nel carcere di Carinola ci sono ancora bagni a vista. A breve devono partire lavori di ristrutturazione in 4 padiglioni del carcere di Poggio Reale e la ristrutturazione complessiva del carcere minorile di Airola nel Sannio. Da una lettura dei dati si assiste ad un ritorno del fenomeno del sovraffollamento carcerario in una misura uguale, se non di poco maggiore, rispetto a quelle per cui lo Stato italiano era stato condannato dalla Corte di Strasburgo. Le misure adottate dal legislatore hanno prodotto ottimi risultati deflattivi sul breve periodo, ma non sono stati in grado di fronteggiare il fenomeno sul lungo termine. Viene da sé che la mancata adozione di provvedimenti suppletivi,
quali ad esempio normative volte alla depenalizzazione dei reati minori, ha comportato un progressivo incremento della popolazione detenuta. La situazione è ritornata ad essere di tipo emergenziale, le condizioni detentive, gli standard di dignità che sembravano essere definitivamente sanciti a seguito della condanna della Corte di Strasburgo sono stati nuovamente derogati e le carceri oggi versano in uno stato nefasto. Caso è emblematico anche il sovraffollamento del carcere di Poggio Reale, che io continuo a definire una bomba ad orologeria. A mio parere appare forse matura una riflessione relativa all'origine del sovraffollamento carcerario, connesso ad un uso eccessivo del diritto e dell'esecuzione penale. Occorre ricordare che nella nostra regione le persone detenute con un residuo pena di 3 anni sono il 53% dell'intera popolazione detenuta. Questo senza calcolare le persone che devono ancora avere il giudizio di primo grado, che sono circa il 19%. Le misure contenute nei decreti legge numeri 18-20 Cura Italia e la 137 decreto Ristori hanno cominciato a tracciare lievemente il solco, lì dove è possibile, di un'esecuzione penale che non abbia come unica risposta il carcere, riaffermando che alla necessità di un carcere detentivo deve essere l'estrema ratio del sistema penale e che quindi nel nostro Paese bisogna imboccare la strada anche di una territorializzazione del sistema delle pene. Nella nostra regione ci sono circa 400 detenuti di fuori regione. Come si vive la territorialità della pena se poi abbiamo 1000 detenuti campani in altre regioni? Il diritto alla difesa, le relazioni familiari, il reinserimento sociale. Relativamente al diritto alla salute, alle cure, alla vita, mi preme precisare che per l'anno preso in considerazione da questa relazione il mio ufficio è stato impegnato in più occasioni a sollecitare la sanità penitenziaria locale, non sempre ottenendo i risultati indicati dalle numerose note e raccomandazioni indicate. Da 13 anni la sanità penitenziaria è regionale. In alcune carceri i direttori sanitari sembrano dei granducati che vivono la propria libertà per chi deve entrare, per chi deve uscire. C'è bisogno di creare un clima di maggiore serenità e, diciamo, gruppo di lavoro all'interno degli istituti, sapendo che sia la direzione di un carcere che la direzione sanitaria stanno lì per tutte le persone ristrette. La garanzia del diritto alla salute per tutti i cittadini, anche quelli privati della libertà, è il fine e l'obiettivo che devono perseguire i servizi sanitari nazionali e regionali. La protezione della salute in ambito penitenziario si configura come un dovere, il cui adempimento non risulta condizionabile. La sua garanzia prescinde dal percorso trattamentale del reo e non è negoziabile a fronte di esigenze di sicurezza o esigenze processuali. Sono ancora tanti i profili problematici dell'organizzazione del servizio sanitario nelle carceri. Qui lo dico anche pubblicamente, anche rispetto ai pochi posti, appena 35 posti in tutta la regione, posti riservati negli ospedali della regione Campania. E c'è la provincia di Benevento che, per esempio, anche nell'ospedale San Pio non c'ha nemmeno un posto riservato ai diversamente liberi. Negli istituti penitenziari della Campania ci sono a livello sanitario evidenti sostanziali criticità e buone prassi. Purtroppo ad aggravare la situazione è stata l'emergenza Covid, che ha trasformato gli stessi istituti penitenziari in luoghi sempre più precari. In questo quadro di difficoltà strutturale, mantenere vivi gli elementi culturali che hanno ispirato il legislatore è compito non semplice. Tuttavia, nonostante l'emergenza, si è fatto fronte alla pandemia con numerosi interventi in collaborazione con le istituzioni sanitarie regionali. Fondamentale è stata la campagna vaccinale, iniziata nelle carceri campane nel 2021, che ha visto un aumento di quasi il 90% dei vaccinati tra personale e detenuti in Campania. Per brevità, in questa sede cito solo le misure adottate nelle carceri di Poggio Reale e Secondigliano. Nel 2021 a Poggio Reale sono stati effettuati 4.000 tamponi, 148 sono stati quelli effettuati al personale.
I ristretti positivi sono stati 200, di cui 30 con sintomi e 170 senza sintomi. Per quanto riguarda i ricoveri esterni, ce ne sono stati 4. Nel carcere di Secondigliano 3.000 sono stati i tamponi, 193 i ristretti positivi, 5 le visite esterne e 38 invece le visite fatte con urgenza. Nel carcere di Poggioreale 3.357 sono state le dosi inoculate ai detenuti, mentre 158 agli operatori e agli agenti sanitari all'interno dell'istituto. A Secondigliano il numero dei vaccinati tra detenuti e personale è stato di circa 1.000 unità, con 56 casi di rifiuto tra gli stessi detenuti e il personale. In questo quadro va evidenziata una notizia incoraggiante, consistente nel fatto che nell'anno corrente il provveditorato dell'amministrazione regionale ha dato il via ad un avviso pubblico ex articolo 80 al fine di assumere per un periodo determinato di 6 mesi alcune figure tra psicologi e criminologi. Sempre quest'anno 45 sono state le assunzioni degli psicologi della Corte di Appello di Salerno, 15 sono stati assunti a Poggioreale, 5 a Secondigliano. Nonostante il problema della gestione dell'emergenza, nel mese di dicembre è stata inaugurata a Poggioreale un'area dedicata al servizio di emodialisi domiciliari, organizzata appositamente per i detenuti in cura presso il reparto di dialisi dell'ospedale Pellegrini. Questo ha consentito non solo di risparmiare il personale addetto alla traduzione dei detenuti affetti da gravi patologie renali in altri ospedali, ma ha evitato di esporre i pazienti fragili a forme di stress dovute a trasferimenti, lunghe attese e infezioni nosocomiali. Un aspetto positivo da lodare sono anche le 91 assunzioni di infermieri professionali a tempo indeterminato nei penitenziari napoletani di Secondigliano, Poggioreale e Nisida, con contratto, ripeto, a tempo indeterminato. Credo sia la prima volta che si immettono tanti infermieri nei penitenziari. Purtroppo, mancano medici di reparto, in primis a Poggioreale, o in alcuni reparti sono presenti medici solo per alcuni giorni. La pandemia ha imposto un ripensamento riguardante l'organizzazione della vita carceraria. Il suo inserimento ha consentito di rendere possibili, anche se con difficoltà, le comunicazioni a distanza tra i detenuti e i loro cari, dato che la situazione aveva reso necessaria la sospensione dei colloqui in presenza. La crisi dunque è stata un fattore necessario al cambiamento, un'opportunità di crescita. L'innovazione tecnologica da un lato e la crisi della sanità pubblica dall'altro stanno spingendo sempre di più verso la telemedicina. L'uso della telemedicina, del teleconsulto, può contribuire in maniera efficace ad abbattere le barriere geografiche e temporali e facilitare l'interazione tra il medico e il paziente. Tale innovazione diventa ancora più indispensabile se applicata alle persone che si trovano in regime di restrizione. Un altro risultato importante sarebbe quello di creare una cartella clinica informatizzata. Le videochiamate sono ormai concesse ai ristretti in tutti gli istituti penitenziari della Campania, sia per gli adulti che per i minori. Esse si svolgono in sale appositamente adibite, ad eccezione della casa circondariale di Poggioreale e della casa di reclusione di Carinola. La durata però di queste videochiamate è stata gestita in alcuni casi fin troppo autonomamente dai singoli direttori. Una speciale attenzione in questa relazione è stata dedicata ai soggetti affetti da disagio psichico. Il diritto alla salute, benché sia l'unico a cui la Costituzione riserva l'aggettivo fondamentale, subisce declinazioni differenti a seconda che il soggetto disponga di una residenza fissa o di una residenza che goda di uno status di libertà parziale o di detenzione. La questione merita di essere riportata al centro dell'agenda politica, anche alla luce delle denunce provenienti da vari soggetti istituzionali, in primis come ha fatto il professor Mauro Palma, il Garante Nazionale, l'Associazione Antigone, che hanno evidenziato un aumento del 40% del disturbo psichico, anche per effetto sia delle restrizioni dovute al Covid, sia per problemi di mala sanità. Di pari importanza è stato l'intervento della Corte Costituzionale sul sistema delle REMS. Ci si riferisce alla pronuncia numero 22 del 2020, la quale segnalava la grave mancanza di risorse che in tutta Italia colpisce i servizi di salute mentale.
a cui sono destinati meno del 3% dell'intero budget del Servizio Sanitario Nazionale. Una simile scelta colloca il nostro Paese agli ultimi posti nel panorama europeo e disattende le mire rivoluzionarie del legislatore che nel 2008 affidava tendenzialmente l'intera gestione dei servizi di assistenza sanitaria al Servizio Sanitario Nazionale e a quelli regionali. È evidente che il problema non è risolvibile moltiplicando banalmente il numero di REMS, ma è altrettanto vero che una soluzione immediata va individuata. Attualmente in Campania abbiamo attive solo 2 REMS a fronte delle 5 tra provvisorie e definitive istituite successivamente alla chiusura degli OPG, un numero incapiente rispetto alle esigenze regionali. A prescindere dalla denominazione da conferire, credo sia giunto il momento di prevedere nuove strutture in cui offrire cure adeguate agli infermi di mente. Senza interventi è arduo operare riforme. Per suggerire una via d'uscita realistica e praticabile, augurerei per esempio anche la stabilizzazione di tutti gli operatori che a partire dal momento di chiusura degli OPG abbiano prestato a diverso titolo servizio anche occasionalmente nei servizi di salute mentale. Il tutto anche per rendere concreti gli effetti del commissariamento subito dalla sanità regionale. Le REMS campane accolgono poi 40 utenti, dei quali 16 sono destinatari di misure di sicurezza provvisorie. Mi chiedo se sia possibile ipotizzare una struttura interamente dedicata ai soggetti sui quali non grava una pronuncia definitiva. La platea degli internati è particolarmente variegata, sia con riferimento ai reati per i quali è stata predisposta la misura di sicurezza, sia con riguardo ai disturbi medici accertati. La nota positiva è che delle 14 persone dimesse nell'arco del 2021, nessuna è risultata nuovamente destinataria di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Entrambe le REMS campane, infine, offrono un ventaglio di attività terapeutiche e ludico, però purtroppo modesto, a causa dell'esiguità delle figure sociali del volontariato coinvolto, il cui incremento si impone come indispensabile. L'assistenza medico-psichiatrica del malato di mente imputabile, invece, viene affidata a sezioni speciali istituite presso gli istituti penitenziari, denominate articolazioni per la salute mentale. Esse sono volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il sistema carcerario compatibile con i disagi psichici manifestati dai condannati. In ossequio al regolamento di esecuzione vigente, la permanenza in tali reparti non deve superare i 30 giorni, affinché l'attività terapeutica possa conseguire l'esito più proficuo. In Campania vengono annoverate 6 articolazioni psichiatriche dislocate negli istituti penitenziari di Benevento, Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Maria Capovetere, Secondigliano e nel carcere femminile di Pozzuoli. Qui una nota dolente, o più noti dolenti. A Pozzuoli sono 3 le celle predisposte ad accogliere le donne condannate che mostrano segnali di insofferenza psichica. A prescindere dalla fatiscenza dei luoghi, il numero degli utenti rende difficile anche la predisposizione di adeguate attività di sostegno sociale, sanitario e di inclusione sociale. Non meno allarmante appare la situazione dell'articolazione psichiatrica di Benevento, caratterizzata non solo da un'infelice allocazione, si trova al 4° piano, ma anche dalla mancanza di un medico specialista in psichiatria a tempo determinato. E l'altro aspetto riguarda Sant'Angelo dei Lombardi. I posti della sezione dislocata presso la casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi da occupare sono 10. Attualmente invece vi si trova ristretto da anni un unico detenuto con problemi psichici. E abbiamo nel carcere di Secondigliano, in attesa di entrare nelle articolazioni, diversamente liberi con problemi psichici. Nel carcere di Benevento, che dovrebbero andare in quella articolazione, diversamente liberi con problemi psichici. Ho posto questa questione anche all'osservatore regionale della sanità penitenziaria. Credo che a breve,
dopo queste mie ulteriori sollecitazioni, questi numeri cambieranno. Non possiamo continuare a nasconderci dietro gli slogan che puntano solo ad evidenziare la chiusura degli OPG se nelle carceri non esiste ancora una vera e propria assistenza psichiatrica. Io non voglio far entrare in carcere persone con problemi psichici, ma vediamo tutti che ci sono persone denunciate dai familiari che all'esterno erano in cura presso i dipartimenti di salute mentale. E nella loro disperazione questi familiari denunciano i propri figli, i propri parenti. Voglio sottolineare che i detenuti con disagio psichico non si trovano solo in questi istituti però che hanno le articolazioni psichiatriche. Emblematico è il caso di Poggioreale, dove sono presenti numerosi detenuti che mostrano sofferenze psichiche. Alcuni di essi risultano denunciati dai familiari per maltrattamento all'esterno e, come vi dicevo poc'anzi, erano in carico dai dipartimenti di salute mentale. E voglio anche aggiungere su questo, professor Palma, non so come chiamarli, in Campania abbiamo, un po' in tutta Italia forse, dei detenuti prigionieri politici. Cioè abbiamo dei detenuti la cui magistratura dice non possono stare in carcere, devono entrare in una REMS. Non ci sono i posti in REMS e continuano a stare negli istituti penitenziari. Non da ultimo desidererei ricevere delucidazioni in merito ai posti riservati ai soggetti destinatari di trattamento sanitario obbligatorio, che con l'aggravarsi della pandemia sono stati convertiti per offrire cure adeguate ai soggetti contagiati. Con l'allentamento dell'emergenza sanitaria, tuttavia, non sono state fornite notizie dettagliate circa una nuova riconversione. Chiedo dunque agli attori istituzionali regionali di chiarire quale ne sarà il destino. Le medicine richiedono un sistema di supporto che non è medico e che ha bisogno di un certo grado di cooperazione. Va dunque stigmatizzata la solo parziale attuazione della legge delega per il potenziamento dell'assistenza psichiatrica, nonostante le plurime sollecitazioni provenienti dal mondo istituzionale ed accademico. La problematica dei malati di menti, che risulta assai preoccupante, ci ha spinti ad analizzare in questa relazione i dati sul ricorso al trattamento sanitario obbligatorio. La ricerca del 2021 sull'andamento del TSO nella Regione è stata molto complessa e articolata, non solo per la mole dei dati raccolti, ma anche per il periodo storico considerato, associato al post-pandemia, e anche ad una serie di trasformazioni interne ed esterne ai dipartimenti di salute mentale. Illustreremo qui solo alcune considerazioni di carattere generale sulla popolazione ricoverata che riguardano l'analisi dei dati estrapolati nel primo semestre, attenzione, gennaio-giugno 2021. In Campania il numero totale dei ricoveri nel primo semestre del 2021 è di 1.349 pazienti, tra cui 18 minori. Di questi 1.041 in trattamento sanitario volontario, 296 in trattamento sanitario obbligatorio. Il restante relativo a 12 ricoveri in regime di day hospital. L'ospedale del Mare, ASL Napoli 1, detiene il primato di maggior numero di pazienti ricoverati, 282, seguito da quello di Salerno, 153, dall'ospedale di Vallo della Lucania, 152, entrambi gli ultimi due afferenti all'ASL di Salerno. Poi il 68% degli invii agli 11 SPDC della Regione proviene dai servizi territoriali, il 24% da altre strutture private o accreditate o per accesso autonomo e solo lo 0,6 da altro reparto ospedaliero. Io mi avvio a concludere passando a due aspetti importanti, l'UEPE e i minori. In Campania, fino al 30 novembre 2021, il numero dei soggetti presi in carico dagli UEPE è di 17.636 persone, a fronte di 14.952 dello scorso anno. Le misure alternative sembrano essere la giusta applicazione della norma, con il chiaro intento di spostare l'asse della sanzione penale verso la comunità,
Gli uffici destinatari dell'esecuzione penale esterna non possono essere in subordine rispetto all'istituzione carceraria come qualcosa che viene dopo la pena detentiva. È necessaria una riconsiderazione della sanzione penale, ma anche una organizzazione più efficace e più efficiente degli uffici di sorveglianza. L'anno scorso e all'inizio di quest'anno mancano magistrati di sorveglianza a Napoli, a Caserta, a Salerno. L'ufficio del Garante negli anni ha instaurato un costruttivo rapporto di dialogo con la magistratura di sorveglianza campano. Anche in molti casi ha portato ad una fattiva collaborazione. Nell'anno 2021 sono state 35 in tutto le segnalazioni proposte dall'ufficio del Garante alla magistratura di sorveglianza campana. Ma purtroppo anche per le cause sopra descritte occorre registrare che solo per 9 di queste è stata ottenuta risposta scritta, anche se 21 sono giunte a buon fine. Io ringrazio per la presenza la dottoressa Patrizia Mirra, la nuova presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. A lei, a nome di tutte le persone che scrivono, dagli avvocati ai garanti, ai detenuti, alla magistratura di sorveglianza, dico attenzione ai tempi. I tempi. I tempi sono fondamentali per la tutela dei diritti di queste persone. Nelle misure alternative, la messa alla prova, voglio dirlo pubblicamente, utilizzata soprattutto per l'esecuzione minorile, è stata un modello. Sta diventando un modello anche per gli adulti. Questo è un aspetto positivo nella nostra regione. Tutto questo anche grazie alla collaborazione tra gli uffici web, le associazioni di volontariato, il terzo settore. Lancio un campanello d'allarme sui minori. Adesso io vi leggerò dei dati dove una politica cinica e pavida fa finta di non conoscerli, a livello nazionale e a livello regionale. Io sono molto preoccupato per questi dati. A gennaio 2021 i minori e giovani adulti detenuti nelle 17 carceri minorili italiane sono 316, di cui 140 stranieri e 8 ragazze. L'anno scorso in Italia 13.611 ragazzi sono stati presi complessivamente in carico ai servizi della giustizia minorile. In Campania, durante l'anno 2021, di questi 13.611 sono stati registrati 6.569 adolescenti presi in carico dalla giustizia minorile, cioè il 47,6% dei minori di tutta Italia che passano dal disagio alla devianza alla microcriminalità li abbiamo in Campania. Se facessi una battuta di quando ero studente universitario, direi: la politica non si occupa dei minori perché i minori non votano. Ma invece io sono preoccupato. Sono stati registrati, di questi 6.569 adolescenti a metà, 6 ingressi in centri di prima accoglienza, 69 in comunità, quelli 5 ministeriali e 65 privati, 46 presso i centri diurni polifunzionali, ne abbiamo 2 in Campania, 17 nel centro polifunzionale di Nisida e 29 in quelli di Santa Maria Capovetere. Se nel 2020 gli uffici dei servizi sociali avevano preso in carico per la prima volta 498 adolescenti, nel 2021 sono appena 18 quelli presi in carico per la prima volta, mentre sono 825 quelli recidivi, cioè già precedentemente presi in carico. La recidività, come nelle carceri, anche in questo caso, significa il fallimento dell'intervento dello Stato. È rilevante come il numero dei soggetti che hanno commesso reati lesivi contro la persona sia maggiore del numero di coloro che hanno compiuto altri reati. Si tratta di adolescenti a metà, purtroppo con la morte nel cuore. Al 31 dicembre del 2021, presso l'Istituto Penale per Minorenni di Nisida, sono transitati 103 ragazzi, di cui 91 maschi, 14 stranieri e 12 donne.
Ad Airola 35 ristretti, di cui 8 stranieri. In questo istituto nell'anno 2021 è stata inaugurata la palestra. Nel 2021 sono diminuiti i sottoposti a misure penali e questi sono tutti coinvolti iniziative di formazione, di corsi regionali, di collaborazioni per arricchire la rete territoriale che, nonostante le limitazioni da Covid, l'anno scorso non si è interrotta. Quando si parla di minori che delinquono, è bene rammentare come sia possibile schematizzare in maniera analitica e oggettiva chi questi siano, nonché le motivazioni che li spingono a commettere il reato. I dati ci portano a affermare che in Campania i minori che delinquono sono per lo più quei giovani che si trovano a vivere in luoghi a rischio, spesso in nuclei familiari disagiati e già vicini ad ambienti criminali. In tal senso è significativo il dato che la maggior parte dei reati commessi da minori avviene nelle zone periferiche delle città e da queste soprattutto dal cosiddetto branco. Parte da qui, dal branco, l'idea di commettere reati contro la persona e il patrimonio. Un trend diverso rispetto ad altre zone della nostra penisola, dove i minori che delinquono statisticamente di più non provengono per la maggior parte da situazioni difficili e da contesti poveri. Lo dico perché i dati ci dicono che i minori che entrano di più nelle carceri non sono quelli della provincia di Napoli, ma sono quelli della provincia di Bologna. Nonostante queste diverse sfumature, la realtà detentiva minorile resta esemplare, specie se consideriamo la maggiore attenzione al processo di risocializzazione del condannato, fortemente incentivato da numerosi corsi professionali, percorsi formativi e percorsi scolastici erogati sia dalla Regione sia soprattutto attraverso le esperienze del privato sociale. Qui voglio ricordarlo alla presenza della professoressa Lucia Fortini, che ha finanziato un progetto del Garante regionale. 45 adolescenti usciti dal circuito penale l'anno scorso hanno preso la terza media e hanno, diciamo, terminato la terza media con una borsa lavoro grazie a 4 associazioni di volontariato. Istruzione scolastica, formazione professionale, lavoro sono i 3 pilastri su cui si regge la risocializzazione e la rieducazione della pena. In Campania purtroppo resta alto il numero degli analfabeti nel circuito carcerario, 218 unità, un numero troppo elevato per un paese civile. Colpisce poi l'elevato numero di detenuti che dopo essersi iscritti abbandona gli studi, parliamo di 207 unità. È significativa la percentuale di detenuti stranieri nei percorsi di alfabetizzazione, che rappresenta un terzo del totale. Alto è il numero degli iscritti e dei promossi per le medie superiori, con relativa qualifica e diploma negli istituti di penitenziari di Avellino, Santa Maria Capovetere, Secondigliano, Sant'Angelo delle Lombardi e nell'Istituto Militare di Santa Maria Capovetere. Nota di merito per gli iscritti all'università. Il numero è in aumento e per la maggior parte sono concentrati a Secondigliano, dove vi è il polo universitario d'intesa con la Federico II, al quale a dicembre 2021 risultavano iscritti 51 studenti. Altri studenti universitari si trovano in altri istituti della Campania, per un totale complessivo di studenti universitari che sono 62, di cui 4 donne. Sul versante professionalizzante sono in incremento i partecipanti ai corsi di formazione professionale. Rispetto al 2020 sono stati attivati più corsi professionali con un aumento di 228 detenuti coinvolti. Il lavoro resta invece ancora un aspetto problematico, specie se consideriamo la Campania tra le regioni con un tasso di disoccupazione tra i più alti in Europa. I detenuti che lavorano in Campania sono ancora pochi. Il lavoro è per lo più intramurario rispetto a quello esterno. Il lavoro esterno rispetto al 2019 è circa il 30% in meno. C'è ancora tanto da fare se si vuole realmente attuare il dettato costituzionale dell'articolo 27. In questo anno, nel 2021, è diminuito anche drasticamente il numero dei volontari che varcano le porte del carcere. Per l'anno 2021 sono 831 i volontari ex articolo 17 in meno rispetto al 2020. Stabile invece il numero dei volontari
ex articolo 78, che nel 2021 sono 125. In particolare voglio qui ricordare che il carcere di Poggio Reale è quello con il più alto numero di volontari in Italia, per un numero complessivo di 112 volontari. In Campania, in riferimento al lavoro, c'è da sottolineare, professor Palma, che abbiamo una casa lavoro ad Aversa. Attualmente ci sono 56 internati, che non è né una casa né offre un lavoro. Il mio ufficio ha promosso, d'intesa con la Regione, nell'anno 2021, un progetto con l'Archivio Storico di Napoli e con la Caritas di Aversa per concedere borse di lavoro ai detenuti internati che sono lì ristretti. Concludo questa mia presentazione ricordando, oltre a quelli già esaminati, un aspetto importante quanto delicato del mondo detentivo. I garanti ai vari livelli, a livello regionale, comunale, provinciale, entrano in contatto con possibili vittime di maltrattamenti e possono imbattersi in sospetti o conclamati episodi di tortura, violenza o sopraffazione, di cui è doveroso farsi carico. Su questa circostanza non posso che far riferimento ai noti fatti di violenza avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile del 2020 e da me denunciati personalmente alla Procura della Repubblica. La notifica dell'ordinanza, nel suo comunicato stampa diffuso, ha sottolineato come, recito testualmente, le indagini sulla dinamica del 6 aprile e sulle violenze occorse sono originate da un esposto del garante della Campania datato 8 aprile, nel quale erano segnalati i presunti maltrattamenti operati in danno ai detenuti da parte del personale di polizia penitenziaria. Per questi episodi è adesso in corso un processo. Proprio ieri il pubblico ministero ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per 107 persone. Io ho ritenuto necessaria la costituzione da parte del mio ufficio di parte civile. Penso che sia stato un atto doveroso, confortato anche dalle dichiarazioni di condanna del Ministro della Giustizia e dall'opinione pubblica tutto. Sono anche contento che lo stesso Ministero della Giustizia, il Garante Nazionale, l'Associazione Anticole, il Carcere Possibile ed altre associazioni si sono costituite parte civile. Per questo motivo io mi auguro che questo processo possa farsi in fretta e possa ristabilire giustizia e verità. Sul tema delle carceri occorre fare una riflessione sulla dignità di vita negli istituti di pena, su una modifica radicale del sistema. Servono dei cambiamenti risolutivi delle politiche sulla giustizia, sulla sicurezza, sul sistema penitenziario, a partire dalla riapertura di un serio, puntuale confronto di carattere culturale e politico su temi sensibili come il rapporto tra la condanna e il recupero alla vita sociale del detenuto cittadino, come il perdono responsabile, il rapporto tra detenuti e vittima di reato, l'utilità sociale del sistema carcerario, lo sviluppo delle pene alternative a quella della detenzione, partendo anche dalla riqualificazione e dal miglioramento degli ambienti carcerari, dalla loro apertura ai territori circostanti, dalle nuove opportunità di lavoro e di studio per i detenuti, che ne facilitano in questo modo il loro reinserimento sociale. E in ultimo, la depenalizzazione di alcuni reati, passando per un sensibile miglioramento lavorativo del personale delle carceri, nonché per un aumento di figure sociali nelle carceri, fino all'abolizione delle carceri stesse. Ma io invoco qui, a nome mio, dei garanti territoriali locali, a nome degli altri, degli operatori del terzo settore, che ci sia da parte della politica post-Covid un segnale per le persone ivi ristrette, sia per i detenuti, sia per gli operatori penitenziari, che sia un segnale non di buonismo, di perdonismo, di indulto, di amnestia, parole complicate in questa Italia, dove la politica considera il carcere una risposta semplice a bisogni complessi e non ha il coraggio. Ecco, io chiedo a questa politica di non metterci il mare. Tra il dire e il fare non ci deve essere il mare, tra il dire e il fare ci deve essere il coraggio. Ecco, tutto questo con l'obiettivo di garantire i diritti e la piena dignità umana per tutte e per tutti. Vi ringrazio.
Grazie, professor Samuele Ciambriello. Ora passo la parola per un saluto all'assessore regionale alle politiche sociali, la dottoressa Lucia Fortini, delegata dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. Prego. Buongiorno a tutti, ci tenevo ad essere qui su indicazione del presidente De Luca perché questo è un tema che sicuramente lo vede particolarmente sensibile. La Regione Campania è un ente di programmazione. Ente di programmazione significa che non può entrare nella gestione dei problemi, delle questioni. Noi finanziamo gli ambiti territoriali piuttosto che politiche che messe in campo possano dare delle risposte con la speranza che il più delle volte siano adeguate a una serie di bisogni e di criticità. Samuele ha elencato tutta una serie di criticità, ci sono state cose che si sono migliorate nel corso del tempo, altre criticità che sicuramente sono anche frutto di un periodo che è stato particolarmente complesso e complicato in generale per la nostra struttura sociale, ma naturalmente ha pesato di più laddove c'erano delle fragilità che in qualche maniera si sono acuite, e questo naturalmente ha provocato tutta una serie di problemi la cui soluzione non è semplice. Mi riferisco per esempio al passaggio che Samuele ha fatto rispetto alla prevenzione che si può fare sui minori. La Regione Campania in questi anni ha investito tantissimo sul contrasto alla dispersione scolastica, sul contrasto all'abbandono scolastico, non si era mai fatto prima, ci sono dei programmi che sono un fiore all'occhiello della nostra regione, ma è ovvio che noi possiamo finanziare dando fiducia a tutta una serie di operatori, e parlo per esempio delle istituzioni scolastiche, sulle spalle delle quali forse troppo spesso si riversano responsabilità che non possono essere naturalmente solo loro. La scuola è una delle agenzie di socializzazione che in questi anni ha retto, spesso la si considera responsabile quando ha i ragazzi che poi delinquono. Ma in realtà la scuola invece è una delle poche istituzioni che ha retto rispetto per esempio alla famiglia, rispetto alla capacità che prima aveva la Chiesa di creare comunità che fossero forti e che potessero aiutare le persone fragili in difficoltà, rispetto anche alla capacità dei partiti politici che avevano prima anche una funzione di sostegno rispetto ai bisogni degli individui, che a un certo punto si sono trovati naturalmente in grande difficoltà. Quindi non è semplice dare delle risposte che siano adeguate. E non lo dico solo perché chiaramente la Regione in questi anni ha investito tanto rispetto alle politiche sociali e alle politiche di istruzione, nonostante anche l'ente che rappresento avesse una serie di problemi e criticità, oggi la Regione è solida come ente. Riusciamo a dare risposte adeguate, in particolare per settori che sono considerati dalla Giunta regionale, ma anche dal Consiglio regionale. Io per questo ringrazio il Presidente del Consiglio, Gennaro Oliviero, per la sensibilità che sempre ha mostrato come Presidente appunto di questa assise rispetto a temi che sono stati centrali nella nostra programmazione, programmazione appunto non solo della Giunta ma anche del Consiglio. E dunque quello che noi abbiamo cercato di fare nella nostra programmazione è stato sicuramente rafforzare la prevenzione del disagio. Ho parlato appunto di una serie di programmi per sostenere la crescita di competenze nei minori, ma anche rispetto alla questione specifica rafforzare le competenze anche all'interno delle carceri. Ricordo una volta, una delle prime volte che ho incontrato Samuele nella veste di garante dei detenuti, mi disse: puoi privare gli uomini della libertà ma non della dignità. E abbiamo messo in campo insieme a lui tutta una serie di programmi, quindi oltre alla programmazione che si è fatta rispetto agli ambiti territoriali, quindi ai comuni che naturalmente devono dare delle risposte, penso per esempio al reinserimento nel mercato del lavoro ma in società delle persone che escono
dalle carceri anche programmi che potessero rafforzare le competenze in un tempo che è immobile delle persone che si trovano invece in stato di detenzione. Quindi politiche formative, lo ha detto Samuele, abbiamo cercato di rafforzare quella che era la formazione professionale. Tra l'altro, insieme a lui abbiamo anche finanziato un programma di cui si è preso cura il nostro garante, il garante dei detenuti della Regione Campania, un programma che è stato finanziato da Cassa Depositi e Prestiti e poi dalla Giunta regionale, insieme poi a dei finanziamenti che invece il Consiglio regionale ha voluto dedicare proprio alla materia. E questo perché? Perché abbiamo cercato sia di dare strumenti agli enti locali che potessero poi dare delle risposte adeguate, ma anche immaginare delle azioni che potessero essere in qualche maniera regia regionale, cioè dare delle risposte rispetto a quello che potesse essere il percorso di formazione. Non solo in senso stretto, quindi come formazione professionale, dare comunque dei titoli di studio, ma anche progetti che fossero in qualche maniera culturali, che potessero quindi aiutare le persone poste in stato di detenzione a migliorare quelle che erano le proprie conoscenze, le proprie abilità, non considerare quello come un tempo morto. Sicuramente ci sono comunque una serie di criticità, Samuele ha parlato più volte soprattutto delle criticità in campo sanitario, sia per quanto riguarda i disturbi psichici che poi in qualche maniera portano una serie di persone ad un percorso che poi li porta in qualche maniera alla deriva, ma anche rispetto a questioni sanitarie che non sono facili da affrontare. E devo dire che il garante, per esperienza empirica, l'ho visto più volte, interfacciarsi con persone che in carcere hanno delle difficoltà e affrontare in maniera laica quelle che erano le richieste, io credo che sia stata una risposta giusta e adeguata. Per questo la Regione sicuramente continuerà in questo percorso, che è un percorso che può solo però sostenere altri enti, può solo sostenere altri soggetti che naturalmente dovranno in qualche maniera siglare un patto. Formalmente e informalmente, penso per esempio rispetto a Napoli al patto educativo di cui si parla da più mesi, perché è evidente che non basta semplicemente una decisione politica. La decisione politica tutto sommato è anche semplice da prendere, il problema è trasformarla poi in azione amministrativa e in una serie di atti e fatti che poi possano cambiare lo stato delle cose. Vi devo dire, da amministratrice oggi, è particolarmente complesso e complicato trasformare quelle idee o quella volontà poi in un cambiamento che consenta poi alla nostra comunità di vivere meglio e di vivere al meglio. Per questo io ringrazio tutti voi, siete immagino addetti ai lavori, la maggior parte di voi, per cui sapete ovviamente quello di cui si parla e quindi naturalmente l'impegno della Regione Campania, ma in primis del Presidente Vincenzo De Luca, rispetto al sostegno alle fragilità umane, a ridare appunto dignità a persone che possano essere private della libertà ma che devono essere viste dalle istituzioni, che evidentemente devono dare delle opportunità per uscire da percorsi in cui sono stati in qualche maniera anche a volte purtroppo, a dispetto di quello che talvolta si vuole fare, costretti a entrare in quei percorsi. Vi ringrazio tutti. Grazie Samuele, ogni anno tu ci presenti un rapporto sempre più dettagliato, utilissimo, anzi per la verità ascoltando pure le riflessioni dell'assessore ritengo che su questo rapporto dobbiamo fare una,
una convocazione del Consiglio regionale che si discuta sulla situazione carceraria nella nostra regione e sugli strumenti che la politica, il Consiglio regionale con le iniziative legislative, ma la Giunta regionale con le iniziative amministrative, possa mettere in campo per risolvere almeno due problemi. Uno sono quelli delle REM, sei posti che sono ridotti in questo numero e che non danno la possibilità agli istituti penitenziari di avere e di dare una giusta collocazione ai malati mentali che a volte sono costretti a rimanere in carcere perché magari la lista di attesa è lunga e quindi una condizione carceraria diversa da quello che evidentemente la sanità consiglia. E quindi una cosa come arrivare ad avere subito 5 strutture di REMS in Campania e quindi a dare la possibilità di liberare vicende che secondo me costringono poi anche gli operatori carcerari ad avere un atteggiamento difficile. Cioè, una cosa è gestire un detenuto sano di mente, un'altra cosa è gestire un detenuto che ha problemi di igiene mentale. Quindi questa vicenda è una vicenda su cui bisogna ragionarci. Farò la proposta alla conferenza dei capigruppo che avremo nei prossimi giorni per dedicare una seduta del Consiglio regionale a questa condizione. L'altro elemento che salta subito agli occhi è il 47,6% della vicenda dei ragazzi, dei bambini della nostra regione, che ha un numero così considerevole su cui è bisogno, è necessario affrontare insieme ai nostri strumenti. Diceva bene Lucia, ci sono gli ambiti, ci sono una serie di sovrastrutture che purtroppo sono previste dalla legge, che sono i tramiti dell'attività dell'indirizzo della regione nella praticità degli atteggiamenti della pubblica amministrazione. Queste cose però le possiamo affrontare se è necessario pure con interventi legislativi che sistemino un poco questa impalcatura che crea un filtro invece a vicende che possono essere affrontate con maggiore agibilità. Io ringrazio di nuovo Samuele e tutti gli intervenuti. Abbiamo ascoltato con grande attenzione la sua relazione. Dobbiamo fare in modo che questa relazione diventi poi patrimonio della politica regionale. Questo me ne farò carico io. Chiederò di fare un consiglio regionale ai capigruppo su questo tema, su questo argomento, per dare e tracciare delle strategie politiche, legislative ed amministrative utili al caso. Grazie e buona giornata. Sì, anche io ringrazio ovviamente non solo per la messa di informazioni che vengono da queste relazioni dei garanti regionali, in particolare questa della Campania, ma anche per l'impegno costante. Ringrazio, anche colgo l'occasione per ringraziare i garanti territoriali di Napoli, di Avellino e di Caserta, che sono i tre che sono in questo territorio. Due cose mi preme dire, non entro sui dati, come sapete come garante nazionale io devo rivolgere la mia relazione al Parlamento, lo farò il 20 giugno, sarà presente il Presidente della Repubblica, quindi in qualche modo quella sarà l'occasione anche di vedere come questi temi si proiettano, in termini generali sul territorio nazionale. Però due cose voglio sottolinearle. Da un lato l'ampiezza è sempre più chiara, l'ampiezza del mandato dei garanti, in particolare regionali, che ripropongono sempre più quello che la norma primaria dà per il garante nazionale, cioè la privazione della libertà è un territorio largo di cui la situazione delle persone detenute è parte, poi trattamenti sanitari obbligatori. In questa regione non ci sono i CPR, i centri per il rimpatrio dei migranti e via dicendo, ma comunque è un territorio molto ampio. E secondo aspetto è quello che il ruolo del garante è un ruolo duplice di vigilanza e di promozione anche culturale. Sulla vigilanza sottolineo il fatto che se per il sistema detentivo esiste la magistratura di sorveglianza, per altre aree di quell'ampio settore della privazione della libertà non esiste una possibilità di vigilanza su come poi tale privazione della libertà viene nei fatti vissuta. Il giudice di pace che dà
l'autorizzazione al collocare una persona in un centro per il rimpatrio non è poi autorizzato a valutare, vedere, stabilire come sono le condizioni all'interno. E anche rispetto alla magistratura di sorveglianza, se la magistratura di sorveglianza ha in qualche modo una funzione essenzialmente reattiva rispetto, penso, al reclamo giurisdizionalizzato e via dicendo, il garante dovrebbe avere una funzione preventiva di individuare a monte quelle situazioni che potrebbero evolversi rispetto, ahimè, proprio ad una motivazione all'interno di un provvedimento di un tribunale di sorveglianza, in cui, al di là del provvedimento, che non spetta a me dire se è giusto o non giusto, probabilmente è giustissimo, anzi certamente giustissimo, ma nella motivazione c'era una frase che individuava l'aver frequentato i corsi universitari e in particolare l'indirizzo fatto per un indirizzo di diritto d'impresa che poteva aver raffinato la capacità delinquenziale della persona. Ora voi capite che l'attribuire questo elemento, tra l'altro vale per ogni cittadino, posso aver raffinato la mia capacità delinquenziale con le mie lauree e via dicendo. Quindi in qualche modo c'è un terreno culturale da costruire che non riguarda soltanto gli operatori, ma riguarda la collettività nel suo complesso. In questo i garanti devono essere riconosciuti come una struttura in grado di promuovere cultura. Come garante nazionale abbiamo la norma primaria, che anche dà un cospicuo, diciamo, sistema di risorse. Non ovunque i garanti a livello regionale o subregionale hanno analoghe strutture, e invece credo vadano riconosciute come una risorsa per il nostro tessuto democratico. Per questo vi ringrazio anche dell'invito. Grazie mille, professor Mauro Palma. Ringrazio tutti per questi interventi così esaustivi e ringrazio anche quelli che ci hanno seguito. Grazie.